Allora, questo video è su praticamente vedere la germogliazione e il ricaccio degli alberi da frutto sulle potature che sono state fatte dal 14 al 16 di giugno di quest'anno 2023. Oggi è il 8 di luglio. Prima però voglio fare una cosa interessante, che è questo mirabolano, che è un selvatico. Non so cosa c'era innestato, forse un albicocco in passato ha perso l'innesto e è andato su selvatico. L'anno scorso questo non aveva pochissimi frutti, non era così carico. Quest'anno questo è pieno di frutti. Questo non viene mai potato. Per me infatti questo subisce carica e scarica. Quindi il prossimo anno, questo adesso con il peso va tutto giù, no? Se ne va tutto giù così e tutte le gemme, dato che sono tutte piene di frutti, la maggior parte non saranno disponibili per l'anno prossimo. Quindi non si stanno specializzando per fare la gemma a fiore e soprattutto proprio il ramo è scarico di forza, quindi l'anno prossimo farà poca frutta. Questa è l'idea di base di quella che mi sembra di vedere, perché l'anno scorso comunque era molto poca poca frutta. E per me fa così, un anno sì, un anno no. Vediamo, adesso quest'anno faccio questo video anche per ricordarmi. Allora, gli alberi che sono stati potati, adesso andiamo a vedere. Gli alberi che sono stati potati praticamente tutti gli alberi in realtà. Tutti gli alberi da frutto. Chi più o meno, chi più di meno, chi molto di più. E quando si pota, comunque, quando poto, vedete, questa è stata una potatura su questo pero e anche qui. Quello che si vede subito dopo più o meno una settimana è se c'è abbastanza acqua, c'è forza nella pianta, è un ricaccio dalle gemme. Vedete anche qui. A volte anche gemme che non sono nella parte del taglio, ma comunque c'è una partenza. Vedete qui il taglio è stato fatto lì e il ricaccio è qua. Soprattutto pero, melo e tutte le drupacee tranne le pesche hanno una fortissima abilità di ricaccio. Le pesche non tantissimo in realtà, se non ci sono gemme avventizie, però vedete, boom, ricaccia tutto. Anche qui si riempie molto di più. I tagli che sono stati fatti tutti tagli per farlo fruttificare, quindi distanziare i rami è stata la prima cosa, nel senso far sì che i rami siano abbastanza distanti uno dall'altro e favorire il fatto che i rami comunque abbiano almeno un angolo almeno di 35 gradi, 45 gradi, 35 gradi, questo addirittura un angolo anche di 60 gradi, quasi orizzontale, ma questo perché la frutta lo caricava. Poi in più la cima, non permetto che la cima non la faccio andare più di 3 metri e mezzo. Se va più di 3 metri e mezzo cerco di scaricare la pianta su un ramo comunque che butta orizzontalmente. Queste sono state le potature di base. Quindi allontanare i rami da uno dall'altro, renderli come in questo caso qui, distanziarli a semivaso con dei divaricatori. In alcuni casi, dato che i divaricatori non tenevano, ce li ho anche legati io. Comunque questa è stata l'idea. Dove viene fatta la potatura, vedete qui. Questo qui ormai siamo a quasi un mese di distanza dalla potatura, a 3 settimane, vedete, qui è stata fatta potatura. Questo non c'era, è cresciuto tutto adesso. Questi si stanno riempendo. Uno perché la pianta, questa andava tutta su così a cespuglio e non gli usciva a entrare il sole, quindi quando arriva il sole sicuramente queste si attivano. Due, lo stimolo della potatura stimola di nuovo le gemme, stimola sia queste gemme qui che il prossimo anno in teoria dovrebbero fruttificare perché diventeranno delle lamburde, sia comunque queste gemme qui che sono tutte gemme piuttosto a legno, ecco, vedete, queste sono tutte nuove vicino alla potatura, che sono andato a fare in potatura molto forte, uno qui, tutto qua in basso, qui guardate,
Vedete, per esempio qui in basso non è spuntato niente, è spuntato tutto nuovo qua, questo è tutto nuovo, vedete, tutta questa roba qui è nuova, però in realtà non ci interessa molto qui. Questo, noi ci interessano queste cose qui che sono nuove, non c'erano, perché queste sono potenzialmente fruttifere. In più ci interessa anche questo, che vada un po' avanti in modo che ci prolunga la branca. E comunque questi, vedete, anche qui sono tutte nuove, sono. E stessa cosa la cima, comunque non si capitozza, ma comunque si cerca di mandarla sul ramo orizzontale per deviare la linfa in modo che là non faccia il cespuglio, anche se non è sempre facile. Anche in questo melo qui purtroppo i meli hanno molta ticchiolatura, vedete, hanno subito dopo quella pioggia molta ticchiolatura, e anche gli afidi ci sono quest'anno. Però stesso discorso, potatura lì, e poi vedete anche qui a volte parte qualcosa di nuovo, ma poi la gemma lo fa partire, ma vedete che o perché non c'è abbastanza acqua nel terreno o perché non gli serve, poi lo stoppa. Però l'importante è che queste si garniscano, questi sono importanti perché poi il prossimo anno vanno a frutto. Adesso su alcune specie si vede di più, a questa ancora dopo terra perché c'è la frutta. Qui siamo su nasci, quindi un pero cinese, guardate qui. Ecco, la speronatura è un'altra tecnica per far sì che l'anno prossimo abbiamo dei nuovi, dei brindilli, che l'anno prossimo ancora, quindi fra 2 anni, diventeranno fruttiferi, no? Perché comunque tutte le drupace, le pomace, sul ramo non fruttificano il primo anno, ma fruttificano il secondo anno, a meno che ci sia il raro caso in cui fruttificano nella punta, perché la punta finale delle pomace è sempre a gemma mista, no? Quindi da lì fa sia fiori che gemma legno, però i frutti più belli le fa appunto dove ci sono i rami di 2 anni, in queste cose qui. Ecco, quindi se riusciamo a garnire la pianta di queste di questi rami fruttiferi è la cosa migliore, anche però andrebbero poi, diciamo, non farli diventare troppo zampe di gallina, le chiamano zampe di gallina perché poi produce la frutta che non è che sia un granché. Questa è una pianta comunque di 2 anni e mezzo, quindi ancora giovane. Quindi qui ci sono dei casi che sono stati speronati, guardate gli speroni qui, per noi che dicono non speronate le piante. Dipende su che pianta e cosa dobbiamo fare. Guardate, lo sperone qui fa sì che c'è un nuovo ramo, che è un nuovo ramo che comunque l'anno prossimo diventerà un brindillo, l'anno prossimo ancora una lamburda, si riempirà, e quindi lo sperone a volte ha senso. Vado a speronare qui, la pianta si garnisce tutta qui, perché è lì che chiama la linfa. Quindi la speronatura in realtà, se hai delle zone vuote, ha senso, cioè rinnovi la pianta e la mandi a frutto lì. Quindi si vede bene sul pero, qui guardate anche qui si è garnita tutta nuova, questa è tutta roba nuova, dopo che ho fatto una potatura qui, l'ho aperta a vaso, queste sono tutte cose nuove che potenzialmente l'anno prossimo sono fruttiferi, sono tutti i mazzetti di maggio fruttiferi, vedete, questi sono tutti nuovi, anche qui vedete, questo qui dell'anno scorso, ma pom. Anche questi qui, va bene, sono centrali, è vero, vedete, quando si fanno le potature così, un po' di gomma, ma non è un gran problema, ricaccia lì, però vede che poi non ha senso continuare, perché qui sei in mezzo, c'è un po' di ombra, fa il ricaccio, lo tiene lì, ma poi si ferma la pianta. Ecco, quindi i ricacci, ecco qui si vede molto bene su questo Fuji, melo Fuji, qui c'è il taglio, e qui ci sono tutti i nuovi ricacci. A noi in realtà questi ricacci non ci interessano più di tanto, questo, questo ne ha fatti tantissimi. Dipende dalla varietà della pianta e anche da quanto sta bene in salute. Guardate quanti ricacci qui, tutti dopo la potatura, questi non c'erano. Anche qui vedete, qui c'è una speronatura, guardate, sperone lì. E lui
fa il magalotto. Quando fa lo sperone di solito fa pum, il magalotto. E questo quindi è più probabile che non l'anno prossimo, ma quello ancora, vada a fare i frutti. Quindi sostanzialmente qua cosa succede? Se noi teniamo la pianta così, cioè l'allarghiamo, distanziamo i rami uno dall'altro, facciamo sì che il vertice, come in questo caso qui, vada a mandare la linfa su rami piuttosto angolari o quasi orizzontali, fai sì che la pianta non tira più in alto, ma inizia a garnirsi in tutti i rami, no? E questo è quello che vogliamo noi, che si garnisca bene in tutti i nostri rami stesi. In questo ramo qui si garnisce, in questo nostro ramo qui si garnisce, questo qui è ancora piccolo, ma pure questo qui si va a garnire, perché è lì che ci sarà la frutta. Se invece noi la mandiamo tutta su, lì mandi tutto su a legno e la frutta sarà poca. E soprattutto tutti i rami attaccati fanno sì che la qualità della frutta non sia un granché, soprattutto poca produzione. Qui i peschi, stessa cosa, abbiamo distanziato un po' per quanto si poteva. Poi lei ricaccia un po' di nuovo, anche il pesco comunque, guardate. Caccia qui, caccia un po' da tutte le parti. Qui davvero si vede le speronature, guardate. Facciamo vedere da lontano. Anche lì c'è uno sperone molto evidente. Qui c'è uno sperone molto molto evidente, guardate. Guardate il sperone lì, dietro, anche questo, ma qui di meno. Quello sperone lì, boom, ne fa partire degli altri e altri. Sperone qui, boom, parte un altro. Sperone lì, ne parte due. Se speroni in un punto dove c'è poca roba, stai più sicuro che lì ti viene del legno quest'anno e l'anno prossimo ancora, fra 2 anni ci sarà la frutta. Sperone qui, taglio a legno e boom, parte. Quindi questo è un taglio che viene criticato a volte, però ha un suo senso, no? Anche il fatto di... ci sono molti luoghi comuni con togliete tutti i succhioni, non tagliate la pianta al legno e non qui. In realtà se fai un taglio qui c'ha un senso, perché se tu vuoi che fruttifica lì, fai un taglio qui. I succhioni in realtà tutti non vanno tolti, perché comunque la pianta si deve anche alimentare. Quindi ci sono tanti luoghi comuni che bisognerebbe un attimo riguardarli. Poi c'è il fico, qui non l'ho toccato, non lo so potare. Questa andrà potata. Poi per il resto ecco i meli di nuovo qui, sempre distanziati, vedete anche qui. Ecco qui, guardate, questo è molto evidente, si stanno attivando tutte adesso le gemme. E queste sono gemme molto molto interessanti. Noi vogliamo che queste gemme qui nel dorso della pancia si attivino, perché sono quelle che poi vanno a fare il frutto sul ramo di 2 anni. Anche questa, vedete, questa tutta nuova. Queste si attivano benissimo. Vogliamo che queste piante, questi rami stesi qui, si attivino. E là stessa cosa, se possiamo, se c'è la possibilità, mandare un po', non che faccio una freccia lassù in alto così, ma che almeno nel mio caso io la voglio tenere a 3,5 metri, se voi la volete tenere a 2 metri o 4 metri, lo fate nella vostra altezza, tagliate in un punto in cui una gemma o comunque c'è un ramo che butta lateralmente. Vedete anche questo pero, questo è un pero molto bello, che ha una bellissima forma, con un asse centrale e svasato con 4 laterali, 1, 2, 3, 4. E noi vogliamo che si garnisca qua, tutto qua, che si garnisca qui, qui. Qui è stato fatto un taglio qui, guardate, e anche questo qui è normale, che fa il taglio qui, sì, e ricaccia subito. La prima risposta della pianta spesso è che sui peri, ma anche sui meli e sulle altre drupace, è che ricaccia subito. Però poi queste vedo che le ferma abbastanza, perché la pianta poi si rende conto che non ha senso portarle avanti. Vedete, a volte forse un succhione parte, ma va bene, non è che dia così tanto fastidio, lo si taglierà in futuro. L'importante è investire la nostra energia su questi
su queste bellissime gemme qua, e lì fa le pere. Vedete, queste qui sono belle. Più la gemma qui, che adesso sta iniziando, le piante stanno iniziando a decidere che cosa fare di queste gemme, se mandarle a legno o a fiore. Se le manda a fiore diventano delle gemme molto grosse, state poi sicuri che l'anno prossimo lui farà delle pere molto grandi. Ecco, qui poi sono state fatte delle strutture diverse in base a che tipo di pianta mi trovavo. Questa è stata aperta solo a vaso, forse un'ottima struttura. A me piace la struttura vaso con un'asse centrale, mi sembra una struttura molto buona, che può essere adattata quasi a tutti i tipi di piante in realtà. Però vabbè, qui non avevo l'asse centrale, ne avevo rimasti solo tre se non sbaglio. No, invece in realtà c'era un'asse centrale, ma era tutto attaccato, non lo so perché l'ho tolto, c'era stato un motivo. Vedete anche qui guardate come erano tutti attaccati, e poi ci ho messo un divaricatore. A volte ne ho lasciate anche solo tre perché ho visto che la pianta era debole. Vedete l'innesto qui è ancora piccolino, allora troppi rami non vanno bene perché non riesci poi a mantenerli. E poi questa qui ho deciso di aprirla con tre branche a vaso. Vedete anche qui. Per esempio, qui è stato fatto un lavoro del genere, qui addirittura è stata fatta una cosa diversa, è stata creata, no? Si può anche fare così per piegare i rami, spaccarli, cioè tirarli qui, spaccare il legno e curvarli. Questo è stato fatto un mese, 3 settimane fa, fa la cicatrice, un po' si è piegato, 30 gradi le ho guadagnati. Però, e poi speronatura là, però l'ho speronata su una gemma che andava su e ho sbagliato, dovevo speronarla su una gemma che andava giù. Comunque, più o meno tutto questo ricaccio, vedete, tutto questo ricaccio è dato da questi tagli qui, questo ricaccio è qui, questa si garnisce lì, più o meno questa è l'attività della pianta. Vogliamo che la pianta si garnisca sui rami curvati. Questa è una bella pianta, per esempio, ecco, questa per me è una struttura molto bella, simile all'albero di Natale per il pero, asse centrale con dei rami che partono così, poi vai su, dei rami che partono così, e poi lei diventa tutta bella qui, e la possibilità di quest'altro anno che faccia dei frutti, anche se sembra tutto gemma legno. Ah no, no, questa qui è una varietà così a punta, ma vedete anche qui speronatura, speronato qui, pum, guardate, tac, parte nuovo, vedete? Dovuta alla speronatura. Speronato qui, qui non parte niente, qui non è nuovo. Mando. Chiudiamo il video, dai, così per farlo vedere un po' tutto. Ma qui, ecco, mi trovo alcune strutture di piante molto strane. Ecco, qui ce n'erano addirittura quattro. La pianta, un portinnestro, è molto piccolo. È inutile tenere dei rami giganteschi quando la pianta in sé e il ramo centrale è ancora piccolo. Perde l'equilibrio e perde anche, fa fatica anche a nutrire tutta la struttura. Quindi ho scelto di tenerne tre. C'è da dire una cosa, se questo lavoro qui andrebbe fatto appena la pianta te lo consente, cioè al primo o secondo anno. Io ho aspettato quest'anno qui, che è in terza foglia, insomma. L'anno scorso se lo facevo era meglio. L'anno scorso ancora ero molto titubante con questa cosa di formare le piante, perché ci sono delle situazioni tipo queste dell'albicocco che si apre da solo. L'albicocco quasi non hai bisogno di impostarlo, per me. Guardate, questo ha le branche tutte allontane una dall'altra. Sì, forse qui l'ho potato leggermente poco, ma si struttura molto bene da solo l'albicocco. Invece il pero e il melo, soprattutto se sono su franco, fanno fatica. E quindi, questo è un pero, vedete. Ecco, quello che succede, poche settimane fa, questa era estremamente vitale, questa gemma.
solo che è arrivata, insomma, adesso non sta piovendo più di tanto, siamo in estate piena, lei non riesce più a spingere queste gemme qui in realtà. E quindi anche fare queste potature adesso fa sì che la pianta un pochino sui nuovi ricacci vada un po' in crisi, no? Perché qui non è irrigato nulla e quindi fa un po' fatica. Che forse da questo è anche meglio, perché noi vogliamo su un solo stone, per esempio, su questo pero. Comunque quello che non ci va bene poi lo andiamo a togliere. Vedete, questo melo qui aveva 5-6 rami, erano troppi, tutti attaccati. Guardate che roba che era, sembra un alieno. 1, 2, 3, 4, 5, di là 6 e boom, lei ricaccia tutta. Io voglio però una stone qui, voglio farla ad alberello, però cosa succede? Lei si garnisce anche tutta, queste non c'erano. Si garniscono tutte, vedete, sono tutte gemmette nuove e questo è molto bene. E spinge su anche. Poi lì possiamo togliere in futuro. Adesso le lascio perché la pianta non è che senza irrigazione, lasciamola respirare. Qui per sé abbiamo distanziati. E poi vabbè, finendo anche qui vedete stessa cosa. Potatura qui e ricaccia dalla potatura, potatura lì. E ricaccia la potatura, ma vedete che diventano poi bruttine perché non le riesce mica a alimentare tutte. Soprattutto i peri fa fatica. Speronatura qui. Speronate perché il ramo era troppo lungo anche e poi e garnisce tutto qua. Quindi se iniziamo a capire come utilizzare il taglio a legno, la speronatura corta, il taglio secco alla base del legno, anche insomma tutti i diversi tipi di tagli potatura, si riescono a fare cose diverse, ecco, che è la cosa migliore, insomma, fare dei tagli in modo da creare la pianta che vogliamo, no? Fai dei tagli in modo da prevedere il futuro, cioè tagli dove tu vuoi che lì vada frutto, tu vuoi che lì vada legno e via dicendo. Per esempio sto pero qui, questo qui ha quattro branche, è un asse centrale e questo qui, se non sbaglio, è una Max Red Barlet ed è bellissimo, anche qui vicino al sale si è creato molto bene. Qui, anche qui ho distanziato qua con i divaricatori, uno qui, uno lì e uno là. È uno dei pochi peri che insomma tiene la foglia bene anche a luglio. Ecco qui per esempio non l'ho speronato da nessuna parte perché le branche sono molto belle, sono. Una lì, apre là, e quindi questo è perfetto. Questo qui invece l'ho potato tantissimo perché era tutto cespuglioso e non dava neanche un frutto. Qui ho fatto una potatura molto forte qui. E infatti lui rigetta, cerca di rigettare qui e lì in basso anche. Poi ho fatto delle speronature qui. Però insomma di base lui adesso cosa che fa? Lui si garnisce. Vedete, qui si vede molto bene che si sta garnendo. Questa è una Mirabolan de Nancy. Guardate che questa è tutta roba nuova. Ecco questo qui è proprio l'esempio lampante di tutto quello che si è creato dopo 3 settimane di potatura e l'entrata del sole, perché non è solo la potatura ma anche il sole che entra, che prima non entrava. Quindi queste le vai a garnire tutte se le poti così. Un po' di frutta lì c'è, poca roba. Ok, adesso non sto a descrivere tutte, però più o meno questa cosa. Tenere i rami distanziati in modo che entra la luce, se le vuoi fruttifere le stendi, se le vuoi a legno per dar vigore alla pianta le mandi su, ma soprattutto sviluppare una forma geometrica della pianta, che puoi farla a vaso, puoi farla ad alberello, puoi farla come ti pare, però che sia geometrica, che sia bilanciata. Che una pianta sbilanciata comunque ad occhio già sicuramente avrà dei problemi di fruttificazione ma anche di equilibrio proprio nel terreno. Vi faccio vedere un'ultima cosa che sono le piante che ho potato, non mi ricordo, sì anche quelle credo 4 settimane fa, che sono quelle qua dentro dove c'è più ombra, qua chiudo il video.
Voglio, ho già fatto vedere un video di come già stavano ricacciando. Per esempio, questa qui che è un... Guardate, qui c'è molta ombra. Questa qui l'ho potata, anche parecchio in realtà. Speronata, nulla. Qui non parte nulla dagli speroni. Uno qui, solo uno qui nuovo, vedete che nuovo. Il resto, zero. Sperone qui, zero. Sperone lì, zero. Potatura qui, zero. Potatura lì, niente. E perché? Perché per me non entra il sole. Anche qui, speronatura qui, zero. Perché non basta la potatura, ma deve entrare anche il sole. Anche qui, guardate. Niente. Anche là in alto. Puff, l'avevo mandato a destra. Quindi ci vuole anche il sole. Qui non ho potato nulla, in sto melo. E invece qui, che forse entra leggermente più il sole, l'albicocco ha risposto. Guardate, tutti questi nuovi si vedono. Questo è nuovo dopo la potatura, questo è nuovo dopo la potatura. E questi vanno bene perché questi qui sono dorsali sul legno, quelle fruttificano se c'è abbastanza sole il prossimo anno. Dorsale anche queste, guardate. Belle queste. Queste belle. E questa è una risposta. Poi qui, su piante vecchie di 5 anni, anche questa è una risposta molto. Questo, vedete che questo è tutto nuovo. Questo... che è chiaro, tutto nuovo, tutta risposta nuova dopo la potatura, tac, vedete, questo è nuovo, ok, tutte quelle sono nuove, questo è tutto nuovo, guarda qui ha spinto tantissimo, guardate che potatura forte ho fatto qua, e lei chiaramente qui sente il buco, spinge, ma questa poi la potrei andare a togliere, qui tutto qui è garnito, tutto. E quello vuol dire che l'anno prossimo, se tutto va bene, fruttifica. Anche qui, guardate. Vedi, a volte qui, cioè qui non ho speronato nulla, però garnisce anche qua, perché entra il sole. A volte puoi togliere anche solo un ramo centrale, che va su come un palo, che fa tutta ombra, tutta la pianta, e poi lei si attiva anche le gemme dove non è stata fatta la potatura. Quindi quello è quello che sto vedendo. E questo ha risposto moltissimo. C'è qualcosa di secco. Stessa cosa le altre piante, comunque. Stessa cosa. Per esempio, altro susino. Guardate qui, c'è spronature molto forti. Su qui, taglio qui. Quello parte tutto nuovo. Quello parte tutto nuovo. Questi partono nuovi, quello lì è nuovo, questo è nuovo, qui non è stato speronato niente, vedete? Questi sono tutti rami potenzialmente fruttiferi, di cui si riattivano, questo qui parte nuovo, questo parte nuovo, anche questo, guardate. Il problema è che tenere i mazzetti di maggio molto vecchi probabilmente fa della frutta anche scadente, quindi a volte uno dovrebbe andare a tagliare anche grossi rami per poi rigenerarli completamente, però adesso... bene così. Anche lassù non vado, però guarda lì c'è stato fatto un taglio lì, tac, così, boom, ricaccia tutto. Anche qui si vede benissimo. Guardate, taglio qui, tac, caccia qui, nuovo. Ecco, vedete, taglio lì, caccia nuovo, caccia nuovo, caccia nuovo. Questo che è forse... non tutti andranno a frutto, anzi, non pochi, però andiamo a fare delle branchette nuove, dove la frutta sicuramente viene meglio. Vedete qui invece dove è più in ombra, non caccia nulla di nuovo, anche dove sono fatti gli speroni. Quindi potatura e sole è importante, quindi... se poti ma non entra il sole per qualche altra ombra di un'altra pianta, non va a creare le gemme che vogliamo. Ok, quindi questi sono stati anche il melo, finisco col melo, che questo è stato veramente disarcionato, sto melo qui, guardate, si sta già garnendo tutto, questo melo qui. Guardate, spinge qua,
dal lato, tutto nuovo qui, nuovo qui, questo tutto nuovo, si vede, nuovo lì. Ok, sto finendo la memoria. Vedete, tutto nuovo, va bene, dai, così. Quindi facendo queste potature così drastiche, comunque sì, la pianta va a garnire sui rami semi-orizzontali, ecco, questa è l'idea. Bene, chiudo. Aspetta, per concludere, anche qui vedete, sto nasce qui, sperono qui, qui non c'è sole, non arriva sole in questa pianta, infatti cresce veramente poco, non cresce niente, sperone non va, sperone non parte. Sperone. No, quello non è uno sperone. Comunque non va. Sperone questo, ma questo qui era già partito prima. Sperone anche lì, niente. Qui forse c'è un po' più di sole, però sì. No, qui non è partito niente anche qui. Qui c'è la susina di drago. Ma questa è stata portata qui. C'è sperone lì, è partito questo. Qui comunque il sole batte un po' di più, anche quest'ora qui, vedete che c'è un po' più di sole, infatti fruttifica molto. Che è una zona aperta, comunque qui entra molto più sole rispetto a lì. E quindi ecco, quindi ripeto, potatura più entrata di sole, gemme fruttifere, o comunque nuove gemme, perché dipende come fa la potatura. Se fai un tipo di potatura ti vengono le gemme a legno, fai un altro più gemme a fiore. Quindi questa. Vedete, no? Branca stesa, piena di frutta. Branca che va su, non c'è nulla. Così più o meno la regola, anche se non è sempre così. Non è sempre così. Chiudiamo.